Andiamo ad analizzare questo esercizio dove abbiamo un muro che viene così rappresentato, ossia un muro che nella realtà risulta avere questa sezione per un'estensione di 1 metro, quindi in prospettiva avremo questo muro qui. Com'è che viene rappresentato? Viene rappresentato soltanto in una sezione. Quindi soltanto questa parte. Questa parte viene in effetti nell'esercizio suddivisa in 3 rettangoli, 1, 2 e 3, ed in più vi è una parte triangolare, questa. Adesso, un po' storto, ma consideriamolo dritto. Adesso su questo muro complessivo agiscono delle forze, noi abbiamo anche delle distanze che andiamo a riportarci. In effetti, questa è la prima distanza di questo primo muro, la seconda distanza e terza, dove abbiamo 1,20 m, qui 1,60 m, è un po' fuori scala, e qui ancora 1,20 m. Complessivi quindi saranno 4 metri. Ok. Dopodiché ci segniamo le distanze orizzontali, in quanto abbiamo primo rettangolo, un secondo, il terzo e la parte della base triangolare che misurano mezzo metro, 0,90 e l'ultima 0,40. Abbiamo in questa serie di triangoli, quindi la misura totale qui sarà di 2,30 m. In questo muro totale agiscono delle forze. Le forze sono F1, che si trova in questo punto, ed F2 si trova qui. Quali sono le distanze in effetti di F1 e F2? Questa distanza, quindi si trova rispetto a questo punto qui, questa distanza è di 20 cm, quindi 0,20, mentre questa distanza di F2 è 0,30, 30 cm. Una terza forza sarà invece orizzontale, abbiamo quindi una spinta orizzontale. Consideriamo che questo può essere un muro di contenimento e qui abbiamo del terreno, ok? Se questo dovesse essere quindi del terreno, questo terreno spingerà in questo punto e difatti qui abbiamo questa forza S che è un'altezza di 1,50 m. 1,50 m. Abbiamo detto che la dimensione del muro, la lunghezza del muro è di 1 metro e questo sarà importante nel momento in cui andiamo a rappresentare quelli che sono i carichi del muro stesso. Difatti adesso ce li riportiamo già nel grafico, li segniamo in verde. Che cosa stiamo per segnare adesso? Stiamo per segnare le forze del muro stesso, ossia i carichi del muro stesso, in quanto il muro, avendo un materiale che viene dato nella traccia e il cui gamma C, quindi il peso specifico di questo materiale, è di 23 kN su metro cubo. E quindi queste parti del muro, quindi in effetti tutto il muro in totale, avrà un peso proprio, che è dato dal peso specifico per l'area della sezione. In effetti l'area della sezione sarà questo più questo più questo più questo. Questa è la sezione completa, che è data quindi dalla sezione dei 3 rettangoli più il triangolo. E noi dove disegniamo le forze risultanti di questi carichi, ossia del peso proprio del muro? La disegniamo nel baricentro. Il baricentro del rettangolo si trova all'intersezione delle diagonali e quindi qui avremo
il punto centrale, consideriamo che è questo, non riesco a rappresentarlo bene. In questo punto abbiamo l'applicazione della forza che scende verso il basso e la chiamiamo P1. Al baricentro del secondo rettangolo abbiamo P2, terzo rettangolo abbiamo P3, mentre nel triangolo ricordiamo che le forze si trovano ad un terzo della base. E quindi se la base inizia in questo lato, un terzo basta dividere in tre parti la base, e quindi ad un terzo abbiamo l'applicazione della forza del triangolo, del carico del triangolo. Quindi anche la parte verticale dovremmo dividerla in tre parti e il punto di applicazione sarà quindi questo. Un terzo e un terzo di x e un terzo di y. E questa quindi sarà P4. E quindi in effetti questa misura viene anche riportata nell'esercizio, risulta essere di 0,13, quindi 13 centimetri. A questo punto cos'è che dobbiamo fare? L'esercizio ci richiede di calcolare di calcolare la distanza della risultante e la risultante stessa, che sarà data da tutte le forze che agiscono su questo muro e del peso proprio del muro stesso. Quindi le forze esterne saranno F1, F2 ed S, mentre il peso del muro, quindi le forze interne, sono P1, P2, P3 e P4. Tutte queste forze messe insieme creeranno una risultante. E come possiamo già ben vedere dal grafico, la maggior parte di queste sono verticali, quindi avremo una risultante. Una parte della risultante verticale più una componente orizzontale che sarà S. Quindi la somma di F1, F2, P1, P2, P3, P4 ci darà una risultante verticale, o meglio una componente della risultante verticale che possiamo chiamare RV verticale, e poi abbiamo la componente orizzontale, quindi RO, che coincide con S, poiché abbiamo solo S orizzontale. Col metodo testa coda già possiamo vedere qual è la risultante, ed in effetti è questa qui. Questa è la risultante. Ok? Noi dobbiamo capire questa quanto vale e dobbiamo posizionarla rispetto a questo punto A. Ossia vuole sapere l'esercizio qual è la distanza. Diciamo che capiti qui, questa sarà la distanza d. Ma noi dobbiamo calcolarlo, quindi eliminiamo quest'ipotesi e vediamo come farlo. In effetti noi già abbiamo visto che per il calcolo del momento, com'è che agiamo? Del momento statico, com'è che agiamo? Facciamo la somma delle forze, le forze in questo caso diciamo le forze verticali. Anzi, agiamo soltanto su una forza, la forza F1, il momento statico. Quindi, cosa ci implica questa forza su tutto questo muro? Possiamo pensare che questo muro tende a girare in questo modo, poiché la forza preme sul muro in questo punto e il muro tenderà a scendere in questo modo, quindi gira. E quindi noi dobbiamo calcolare il momento statico di F1 rispetto al punto A. Come lo facciamo? Scriviamo che il momento statico M, o ancora S, possiamo scrivere S di F1 è uguale alla forza F1 e vediamo se sarà positiva o negativa. In effetti F1 crea questo giro per arrivare ad A. Quindi questo giro è un giro antiorario, il che è negativo, quindi meno F1 per la distanza. Qual è la distanza? Devo prendere la distanza dal punto A alla perpendicolare all'asse di F1. L'asse di F1 qual è? L'asse di F1 è questo. Quindi la perpendicolare sarà questa. E quanto misura questa perpendicolare? Misura 40 più 90 più 50. E devo togliere questa quantità che è 20. Quindi 40
40 più 90 sono 1,30, più 50 stiamo a 1,80, meno 20 è 1,60. Quindi scriverò meno F1 per 1, cosa ho detto? 1,60 se non erro, 90, 1,30, 1,30, 1,80, meno 20, 1,60 per 1,60. E quindi uguale F1, inseriamolo, non l'abbiamo detto. F1 vale 20 kN, mentre F2 vale 16 kN. Ed S invece 25 kN. Quindi meno F1 per 1,60 sarebbe meno 20 per 1,60 uguale 32 kN. Ok? Quindi in questo caso avremmo calcolato il momento statico solo di questa forza. Questo però non è quello che faremo perché noi andremo a calcolare l'insieme di tutte le forze. E per calcolare però il momento statico di tutte le forze dovremo considerare la risultante. Quindi andiamo prima di tutto a calcolare la risultante R. Da cosa sarà data la risultante R? La risultante R sarà data da P1 più P2 più P3 più P4 più F1 più F2. E in questo modo avremo la risultante verticale, poiché tutte queste, F1, F2, P1, P2, P3, P4, sì, sono tutte negative in effetti, ma noi consideriamo le positive perché sono tutte dello stesso verso e sono tutte verticali, quindi ci daranno questa componente RV. Calcolata RV, per calcolare RV dovremo avere P1, P2, P3, P4 che ancora non conosciamo, quindi andiamo ad analizzare come otteniamo queste misure. P1 che cos'è? P1 è la forza che è data da quest'area, da questa sezione. E questa sezione, quindi la superficie di questa sezione, verrà data dalla base per l'altezza. La base per l'altezza sarà quindi P1 uguale a 0,50 base per l'altezza che è 1,20 per un'altra cosa, cioè il peso specifico del muro stesso, perché se moltiplicassimo 0,50 per 0,20 avremmo metri che moltiplicano metri e quindi il risultato tra questi due sarebbe metri quadri. Ma a noi interessa sapere la forza P1, essendo una forza espressa in kN. Per arrivare quindi a conoscere kN, dovremmo moltiplicarla per il peso specifico del muro, o meglio del materiale di questo muro. Quindi questa sezione sarà data dalla base per l'altezza per il peso specifico che è 23 ed è espresso in kN su metro cubo. E questo cosa ci darà? Ci darà come risultato, vediamo, 13,80 kN su metro, poiché sopra avremo metri quadri, sotto metri cubi e quindi ci resta un metro al denominatore. Ma a noi interessa soltanto avere 13,80 kN. E come arriviamo a questi? Dobbiamo moltiplicare questa sezione per la sua estensione, ossia un metro. Ma moltiplicando per 1 il risultato resterà lo stesso, mentre l'estensione resterà soltanto kN, quindi metri e metri vanno via. Quindi avremo che P1 sarà uguale a 13,80 kN. Allo stesso modo calcoliamo P2, dove P2 sarà data dalla base che è 0,50 per l'altezza. P2 è questa, ossia 1,20 più 1,60 e quindi 1,20 più 1,60 siamo a 2,80 per 23.
Questo risultato è 32,20 e sapendo che è sempre per l'estensione di un metro, adesso scriviamo direttamente kN, poiché per 1 il risultato non cambia. P3 sarà invece uguale alla base 0,90 per l'altezza che è totale, quindi 4 metri, per 23 uguale 82,80 kN. Adesso analizziamo P4 e P4 essendo un triangolo rettangolo, avremo concentrata la forza ad un terzo della base, l'abbiamo detto. E come sarà calcolato questo P4? Sarà dato dalla base per altezza diviso 2, essendo la superficie. Quindi la base sarà 0,40 per l'altezza che è 4 metri, tutto diviso 2 per 23, che è il peso specifico. Quindi il risultato è 18,40 kN. Adesso P1, P2, P3 e P4 saranno le quattro forze interne verticali ed F1 ed F2 sono le forze esterne verticali che già conosciamo. Quindi questa risultante già la possiamo calcolare, visto che abbiamo tutti i risultati, e quindi avremo che risultante verticale, quindi la componente verticale di R, sarà uguale a P1 che vale, scriviamolo direttamente, 13,80 kN più P2 32,20 kN più 82,80 kN più 18,40 kN più F1 che abbiamo detto vale 20 ed F1 16, F2 16, quindi più 20 più 16. Risultato complessivo sarà 183,20 kN. Questa è la RV. La risultante orizzontale invece ce la scriviamo RO, questa che coincide con S, sarà uguale a quanto abbiamo detto che vale 25 kN. Adesso, come calcoliamo questa risultante? Questa risultante è nient'altro che l'ipotenusa di questo cateto più quest'altro cateto. E quindi, sfruttando il teorema di Pitagora, avremo che R sarà uguale alla radice di RV al quadrato più RO al quadrato uguale, quindi alla radice di 183,20 al quadrato più 25 al quadrato. Il risultato è 184,90 kN. Questa è la risultante. Adesso dovremo capire dov'è che è posizionata all'interno di tutto questo triangolo. Noi sicuramente avremo, di tutta questa sezione del muro, intendo dire. Noi sicuramente avremo, la risultante che rientra più o meno in tutta questa sezione, ma sarà spostata per via anche della spinta laterale. Quindi possiamo pensare si trovi qui, in questo punto, ma come facciamo a capirlo di preciso? La somma di tutte le forze messe insieme, quindi comprensiva anche della spinta laterale, della forza orizzontale, quindi la somma delle forze per la distanza, quindi la somma delle forze sarà R per la distanza, ci darà il momento statico rispetto ad A, il momento statico totale. MA o SA, come più vogliamo scriverlo.
E sarà dato da R per D. A noi però non conosciamo questa D, questa distanza. E quindi è quella che dobbiamo calcolare. E com'è che la possiamo, com'è che possiamo risalire a questa? Possiamo risalire a questa distanza facendo semplicemente la formula inversa. Quindi D della risultante sarà uguale alla somma dei momenti statici di ogni forza, quindi rispetto al punto A, fratto, per convenzione del libro, questa chiamiamola S, non chiamiamo il momento statico M, bensì S, SA, fratto la risultante, quindi la sommatoria delle forze, no? R è la sommatoria di tutte le forze. Da cui cosa avremo? Questa adesso ce la spostiamo sopra, così avremo tutto questo calcolo lo svolgiamo qui sopra. Vediamo. La sommatoria di ogni momento statico. Iniziamo con la prima forza P1. P1. Il momento statico di P1 rispetto a A, vediamo prima il segno. Il segno è dato dal giro che compie P1 per arrivare ad A e vediamo che svolgerà questo giro. Certamente non girerà in questo modo la forza per arrivare ad A, quindi il giro è antiorario, quindi negativo. Quindi meno P1 per la distanza. Quale distanza dobbiamo tener conto per P1? La perpendicolare che parte da A e va sull'asse perpendicolarmente sull'asse di P1. L'asse di P1 è questo, quindi la distanza perpendicolare rispetto a A è proprio questa. E da cosa è data? È data dalla somma di tutte queste distanze sottostanti meno la metà, poiché il baricentro nel rettangolo si trova alla metà del rettangolo, della base stessa del rettangolo. Quindi avremo 2,30 meno 0,25. 2,30 meno 0,25 sono 2,05, quindi meno P1 per 2,05. Ancora P2 svolge sempre un giro antiorario, quindi sarà meno P2 per quale distanza? La distanza è 40 più 90 più la metà di 50, ossia 25. 90 più 40, abbiamo 1,30, 25, 1,55. Il terzo momento statico è di P3, il giro sarà sempre antiorario, quindi negativo. P3 per quale distanza? La distanza è questa, cioè la metà di 90 più 40. La metà di 90 è 45, quindi 45 più 40 abbiamo 0,85. L'ultima delle forze interne è P4, che compie sempre un giro antiorario, quindi meno P4. Per quale distanza? La distanza sarà 40 meno 0,13, ossia i 2/3 di 40. E quindi abbiamo meno P4 per 0,27. Adesso andiamo a vedere le forze esterne, i momenti statici delle forze esterne. Partiamo da F1. F1 compie sempre un giro antiorario per arrivare ad A e quindi avremo meno F1 per quale distanza? Sappiamo che rispetto a questo asse dista 20 centimetri, quindi questa distanza totale era di 50 più 90 più 40, quindi 1,30 più 50, 1,80, da cui togliamo 20, quindi 1,60. Meno ancora F2, perché F2 arriva da con un giro antiorario. Quindi meno F2
la distanza quale sarà? Dobbiamo togliere rispetto a quest'asse 30 centimetri. Questi 30 centimetri dobbiamo togliere. Quindi avremo 40 più 90, 1,30, meno i 30 avremo 1 metro, quindi per 1. L'ultima forza da aggiungere, ossia il momento statico da aggiungere, è il momento statico dato da questa forza S, dalla spinta laterale, che giro effettua? Un giro orario o antiorario? Vediamolo. Per arrivare ad A effettuerà questo giro. E quindi questo giro è orario ed è quindi positivo. Quindi più S, che moltiplica adesso quale distanza? La distanza, andiamo un attimo indietro per cancellare quella linea. Ok, abbiamo detto orario positivo, quindi abbiamo detto più. La distanza quale sarà? Dobbiamo tener conto sempre dell'asse della forza, e l'asse in questo caso sarà questo. E la perpendicolare dal punto A all'asse sarà proprio la distanza, quindi questa distanza qui. Questa distanza l'abbiamo segnata qui al lato sinistro ed è 1,50. Quindi più S per 1,50. Tutto diviso R, dove R abbiamo visto essere uguale a 184,90. Qui sotto quindi abbiamo kilonewton. Vediamo quindi quale sarà il risultato di sopra. Sarà, mettiamo un uguale qui sotto, abbiamo meno più 1 per 2,05, quindi meno 13,80 per 2,05, meno 32,20 per 1,55, meno 82,80 per 0,85, meno P4 che è 18,40 per 0,27, meno F1 per 1,60, F1 era 20, quindi meno 20 per 1,60, meno F2 che è 16 per 1, più S, la spinta laterale era uguale a 25 per 1,50, tutto diviso 184,90 kN. Ma sopra tutte queste coppie, questi prodotti che sommiamo tra di loro, tutti questi prodotti sono tutti espressi in forza per distanza. Quindi una forza sarà kN, una distanza sarà metri. Quindi avremo kN diviso kN. Quindi kilonewton metri diviso kilonewton, si semplificheranno i kilonewton, quindi avremo la distanza d. La distanza d è espressa proprio in metri. Quindi il risultato totale di tutta questa espressione è 0,887 metri. Quindi rispetto al punto A. Ciò significa che punto 88 ci ritroveremo approssimativamente in questo punto rispetto ad A, visto che doveva essere rispetto ad A, questa sarà D. Quindi indichiamo la D sul grafico rispetto al punto A e poi ne rappresentiamo, anzi rappresentiamola come prima, rappresentiamo questa che è la risultante.